Circa 5 milioni di cittadini campani sono chiamati alle urne domenica 31 maggio dalle 7 alle 23 per eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale. Il sistema è proporzionale con liste circoscrizionali relative alle 5 province campane. I consiglieri campani da eleggere che formeranno poi il consiglio sono 50, 10 in meno della scorsa tornata elettorale. 27 verranno fuori dalla circoscrizione di Napoli, 9 apparterranno a quella di Salerno, 8 a quella di Caserta, 4 a quella di Avellino e 2 alla circoscrizione di Benevento. A questi si aggiungerà il presidente, colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti in ambito regionale. Siederà in consiglio anche il candidato alla carica di presidente che consegue un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello del vincitore. 5 sono i candidati alla carica di presidente della Regione Campania: Stefano Caldoro per il centrodestra, Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle, Vincenzo De Luca per il centrosinistra, Salvatore Vozza per SEL e Marco Esposito di Mo. È previsto il premio di maggioranza per le liste, che è pari al 3%, ma non si applica se il candidato sostenuto dalle liste supera il 10% dei voti. Alla coalizione vincitrice spetta almeno il 60% dei seggi. Alla maggioranza vanno comunque 29 seggi, mentre l'opposizione dovrà dividersene 21. Si vota su un'unica scheda di colore verde. Alle regionali c'è la possibilità del voto disgiunto, ossia di votare un candidato a presidente di uno schieramento e i candidati a consigliere di altri schieramenti. Ma vediamo nel dettaglio come specificare le proprie preferenze. Gli elettori possono votare solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul nome. Votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate tracciando un segno anche sul simbolo di una lista. Votare solo per una lista. In tale caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato. Votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso non collegate, cosiddetto voto disgiunto. L'elettore può esprimere, scrivendo il cognome, oppure il nome e il cognome, in caso di omonimia, una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta. In questo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo, o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima. Per maggiori dettagli, consultare i siti internet www.regione.campania.it, www.rai.it e la pagina 516 di Televideo Rai.